Sono davvero commosso perché per un giorno torno anch'io a vestire i colori della Citroën Racing dopo aver corso l'italiano a velocità montagna nel 2016. Eccola qui, oggi provo la C3 R5, che è la macchina con cui Rossetti sta sfidando tutti gli altri avversari del campionato italiano per cercare ovviamente di vincerlo. Nasce in PSA Racing, in Citroën Racing, grazie anche allo sviluppo che questa grande azienda ha fatto sulla 208 R5 nel corso di tanti anni, tanti italiani vinti con Paolo Andreucci. Adesso è la volta di Luca Rossetti al volante della C3, appunto R5, che è completamente diverso rispetto al passato, sia ovviamente da un punto di vista estetico, perché quella era una 208, questa invece è una C3, ma anche ovviamente per questioni di sviluppo legate ovviamente al lavoro dei tecnici su questa piattaforma. 1,82 m di larghezza, 1230 kg di peso in ordine di marcia, in ordine di gara. Questo è l'assetto da asfalto, quindi abbiamo le gomme slick, la vettura un po' più bassa da terra, trazione integrale ripartita 50-50 e fissa, mentre per quanto riguarda l'asse anteriore e quello posteriore è possibile variare le rampe di intervento dei differenziali autobloccanti, questo per andare a gestire meglio quella che è la guidabilità della vettura. C'è un'estetica personalizzata ovviamente per compensare l'aumento del passaruota a 1,82 m, c'è un'aerodinamica che non è come quella delle WRC, ma comunque inizia già a essere presente con questa ala nella parte alta, e poi c'è una notevole rivisitazione ovviamente dell'interno, che è super alleggerito con tutti quelli che sono gli elementi racing, a partire dalla pedaliera per arrivare al volante con la sua strumentazione dedicata, il freno a mano e anche ovviamente il cambio a 5 rapporti. Vi faccio vedere per un attimo il motore. Eccolo qui, si tratta di un 1600. Vi faccio dare una mano. Capo tecnico, presentati. Ciao, sono Michele Fabbri. Michele Fabbri, responsabile tecnico della squadra. Seguo la macchina di Luca per il campionato italiano per Citroën Italia. Hai seguito ovviamente tanti anni anche Paolo Andreucci, tantissimi italiani vinti insieme a Paolo. Oggi siete in gara ovviamente con questa Citroën C3 R5. È molto diversa, vedo, rispetto alla 208 R5. In particolar modo vedo degli alloggiamenti diversi anche per quanto riguarda il componente accessorio, ad esempio la turbina. Sì, diciamo la macchina è molto diversa rispetto alla 208, chiaramente per regolamento il motore 1600 turbo è lo stesso, certo. C'è una turbina derivata di serie, 4 ruote motrici, però hanno cambiato turbina bella grossa, soprattutto questa macchina qui il motore è molto più reattivo, perché sono riusciti, spostando il motore ancora un po' più indietro, inclinandolo un po' di più, a mettere la turbina vicino allo scarico, per cui è molto più reattiva sia a prendere giri, e il motore è molto... Infatti si vede subito, aprendo il cofano di questa vettura rispetto alla 208, che il motore è un po' più inclinato, si può dire così, è un po' più inclinato rispetto appunto alla 208 stessa. E poi abbiamo appunto questa mega turbina qua davanti, che ha un collettore di scarico più corto rispetto a quello della 208, e questo permette di avere i gas di scarico più reattivi all'interno della turbina, e questi più attivi all'interno della turbina, e questo ovviamente assicura non solo più cavalli, ma in realtà una sfruttabilità diversa, perché in realtà i cavalli sono gestiti dalla pop-off, perché più di tanta pressione non puoi fare. Esatto, diciamo che i cavalli sono quelli, si va sui 300 e la pressione massima c'è la pop-off per regolamento, che taglia la pressione. Però, l'unica cosa è tutta la gestione della turbina su tutto l'arco di utilizzo, che da 3500 a 6500 riesce a sviluppare tutti i cavalli. Quanta strada fa un motore del genere? Ma questi qui sono motori, ne fanno tanta, vanno revisionati a 4000 km. 4000, invece il cambio, che non è elettroattuato ma è attivazione, diciamo, manuale. Sì, il cambio noi ogni gara lo revisioniamo, per cui diciamo i componenti vanno dai 1000-1500 km e poi si cambiano a seconda dell'usura, ecco. Ok, quindi macchina comunque facile o difficile da gestire? Ma no, sono relativamente facili. Sì, poi chiaramente facile, apro e chiudo il cambio ogni giorno. Chiaramente sì, sono controlli da fare, però è sempre una macchina da corsa. Certo. Però diciamo che sono strutturate per durare. Solo una cosa, ripartizione fissa 50-50. Luca ci parlava della possibilità di cambiare la priorità. È possibile un discorso di questo genere qui? Cambiare le priorità agendo sulle rampe di intervento dei differenziali? Allora, praticamente il differenziale centrale non c'è, esatto. Per cui la macchina è un po' bloccata di suo, avendo l'anteriore e il posteriore meccanico si può lavorare sulle rampe a seconda del piacimento tra un pilota e l'altro. Magari c'è un pilota tipo Luca che frena tanto dentro la curva, ha bisogno di inserimento. Chiaramente se noi andiamo a frenare e l'angolo della rampa è aperto, per cui i differenziali bloccano, la macchina tende, mentre freni, ad andare dritta. Okay. Questo a tanti piace,
A tanti no, e da chiaramente sicurezza magari, da sicurezza in frenata sicuramente, però poi non ti permette di entrare in curva frenando. Okay. Per cui c'è chi dipende molto dallo stile di guida. Da quindi un sulla base delle rampe, dei differenziali autobloccanti si riesce comunque a pseudogestire? Sì, diciamo è un complesso che fra la rampa del differenziale, la frenata fra anteriore e posteriore, diciamo si riesce a cambiare un po' il comportamento della macchina. Va bene, adesso andiamo a provarlo in pista, questo comportamento di questa nuova Citroen R5, sono davvero curiosissimo. Forse ti sento? Prova. Grandissimo, ciao Luca, buongiorno. Ciao. Siamo a bordo con Luca Rossetti, non ci posso credere, ciao, grandissimo. Mi cedi la tua macchina per un attimo, fai tu il navigatore. Un attimo, decidi tu quanto vuoi. Per un attimo. Se ti diverti, tienla. Beh, guarda, allora, qui davanti ho una bellissima strumentazione, ovviamente è più piccolina rispetto ad alcune che abbiamo visto recentemente, ma comunque è molto chiara, ci sono tutti i dati possibili e immaginabili che ci fanno capire cosa sta succedendo a bordo della vettura. Abbiamo due tasti che mi sembrano essere fondamentali, ovvero quello road stage, qui si attiva e si disattiva il bang, invece questa è la mappatura dell'acceleratore, fondamentalmente, e anche ovviamente risposta della farfalla. Esatto, risposta della farfalla, risposta del motore. Qui possiamo attivare la ventilazione se fa caldo, qua possiamo attivare il launch control. Questa scalda. Cos'è? Questa serve per disapannare il vetro quando si riappanna. Ah, ok, perché invece ad esempio nel TCR spesso si usa questo per avere dell'aria in faccia, quindi in realtà questo è il contrario, questa fa aria calda. Ah, ok, perfetto. E che è abbinato a un altro tasto che c'è qui, che è il vetro termico, serve quando piove o anche di notte la usiamo. Usiamo tenere il vetro termico acceso perché la differenza di temperatura interna e esterna potrebbe appannare il vetro. Abbiamo freno a mano, prima in avanti, seconda, terza, quarta e quinta, e si scala ovviamente spingendo in avanti, si sale di marcia tirando indietro, il wiper e poi frecce, vabbè, questo ovviamente serve per andare per strada, e poi il clacson, incredibile, non ci posso credere. Ok, per attivare il motore, primo start, immagino. Allora deve essere in folle, quindi N, ok, schiacci start e basta, togli il ditino. Lei parte da sola. Ah, fa tutto lei. Bravissima. Allora fammi vedere un attimo solo. Perf, siamo in uno. Ok, perfetto. Perf vuol dire perfetto in realtà. Allora mettiamo la nostra bella prima e niente, ci incamminiamo. Cosa dici? Sì. Andiamo? Andiamo. È un po' strettina per me, bisognerebbe un attimino. Ci vorrebbe una C5 a te. Bravo. C5. Sei troppo grande. Purtroppo anche la sfortuna che freno di destro e questa pedaliera non è pensata per questo genere di... Sì. Guarda che siamo freddini, abbiamo tutto il freddo. Bellissima. Mi chiede se voglio provare la mappa dello speciale, ovvio. Allora devi schiacciare il pulsantino magico. Vedi tu la perf? Vai, adesso va. Siamo in bang? Sì. Si sente che siamo in bang? Bella, cambia completamente volto. Molta potenza subito.
bella, molto 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 bella. Ovviamente abbiamo delle differenze d'assetto di preferenza, perché poi in realtà si sente che la macchina ha una logica, sì, di guida, ovviamente. Sì, io sono uno stile abbastanza, non sono molto aggressivo sul volante, quindi infatti vedo, quindi prediligo le macchine molto precise, dove piace che si muova, quindi anche l'inserimento accompagna là dentro, vedi come gira tanto, poi dai gas dopo e giù. Semplice, sì. Ovviamente puoi portarla a cannone come fa lui, è un altro mestiere. Scusa, aspetta, Con i pedali è un po' un casino, sempre di destro. È un altro mestiere, però di fatto ci divertiamo. Siamo divertiti. Macchina bella, macchina che va veloce, semplice, bilanciata. Quando freni, frena bene. È un bel taste. È una bella. Quando si va a premere si sente, non picchia molto, a me piace la macchina che picchia un filino di più che affonda. No, a me, ecco, per esempio in frenata, che è la mia caratteristica, anche lì mi piace molto piatta. Piatta, sì sì, no, ma sì. Infatti lì poi va a gusti, no? Sì sì sì, mi piace, quando si muove, quando affonda in frenata poi tende a scomporsi, perché ovviamente certo, scarichi molto peso dietro, mi dà... perdo feeling in frenata, sono più tipo pista, tra virgolette. Certo, certo, certo. A me piace invece che picchia un filino di più, sì, e mi piace, mi piace accompagnarla. Più, ma sì. Poi appunto sono differenti stili di guida, bellissima comunque, bella, bravo, figata di macchina. Adesso te la giochi, sta a te. Sì. Per bravo. Fortuna, è così che deve essere. Bravo. Così. Tac. Grazie. Fatto. Ciao. Non serve che la spegniamo. Aspetta. Molla il freno. Ok, perfetto. Molla pure la frizione. Mollo, sì. Sì, sì, sì. Bellissimo, grazie. Molta. Luca, mitico. Eccoci qui, prova terminata. Mi sono divertito un casino, è troppo figa sta macchina. È veramente bella, ovviamente è il massimo della categoria del campionato italiano, l'R5, ha delle performance che sono notevoli, più ovviamente ci giri, più la usi, più vai veloce, più scopri anche dei segreti che sono intrinsechi un po' al progetto e poi ovviamente anche all'assetto di Luca, che è bello, ha un senso il suo perché, la macchina è molto dolce, molto lineare, è piacevole da guidare. Forse per me l'avrei fatta solamente un filo più morbida davanti, ma questo perché a me piace sentire un filino di più l'avantreno. Però è figa, veramente bella. 236.000 euro costa questa macchina, insomma li vale tutti, fighissimo, sarebbe da passarci giornate intere qui a girare con appunto una grande trazione integrale, un grande motore, un bel look. Eccola lì, la vedete, guarda che bella che è parcheggiata lì così, un bel look e ovviamente potenziale per vincere non solo il campionato italiano ma tutti i campionati nazionali e anche internazionali. Qui le R5 ovviamente possono partecipare. Ringrazio il team di Citroen Italia che ci ha ospitato, ringrazio ovviamente anche Luca che ci ha dato una bella mano. È stata
bella, una bella esperienza, faticosa perché questa pista è molto tortuosa, però di fatto è stata veramente molto formativa per scoprire a che punto sono arrivate le R5 e devo dire che sono notevolmente cresciute rispetto a quelle che avevo provato qualche anno fa. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, su automoto.it, sul mio canale, e mi raccomando, full gas sempre col sinistro perché il destro è già accelerato. Ciao!